Dopo il caro gasolio, ora tocca al caro acqua e a farne le spese saranno soprattutto le imprese agricole del territorio, già gravate dai precedenti rincari energetici. A denunciare quest'ulteriore aumento imposto dal Consorzio di Bonifica Centro per l'annualità 2022 è il Partito Democratico, che con i consiglieri dei comuni della provincia di Pescara, interessati dal nuovo balzello, chiede l'intervento della Giunta Marsilio, come ribadito dal consigliere regionale PD Antonio Blasioli. Aumentano del 30% a carico degli agricoltori, un settore che è gravemente colpito in questo periodo dal caro gasolio, adesso anche dagli aumenti dei canoni del Consorzio di Bonifica Centro, che entreranno in vigore appunto nel 2022, cioè da quest'anno. Sono stati decisi a settembre dell'anno scorso, nonostante i nostri allarmi non c'è stata una sola parola spesa dalla Giunta Marsilio. Questo si somma ad un servizio completamente scadente. L'anno scorso l'acqua prelevata dalla diga di Penne è arrivata sui territori per soli 3 mesi e poi ci sono tante altre defaillance. Pensate che questi aumenti porteranno, ce lo dice una variazione di bilancio, solo a 30.000 euro di manutenzione sulle reti. Reti irrigue che sono vecchie, che non portano acqua e soprattutto va detto che i consorzi di bonifica abruzzesi non hanno attinto ai fondi del PNRR, che è un altro grave deficit per la nostra regione. Noi oggi con tutti i comuni che sono presenti, Pescara, Montesilvano, Spoltore, Città Sant'Angelo, Pianella, Serra Monacesca, Bateggio, Letto Manoppello, chiediamo che i sindaci di questi, sia di maggioranza che di opposizione, diciamo, i consiglieri che li presentano queste mozioni o ordine del giorno, facciano una richiesta alla Regione Abruzzo, alla Giunta Marsilio, di scongiurare questi aumenti per il settore agricolo. Katia Ciavattella, consigliere comunale di Città Sant'Angelo. Il Partito Democratico si propone, ha presentato un ordine del giorno comune a tutti i comuni che sono insomma, in questo consorzio di bonifica per fare sì che le singole amministrazioni si facciano parte diligente nei confronti della Regione e del consorzio di bonifica per ottenere un ripensamento su questi aumenti delle tariffe dei consortili che per il 2022 andranno a colpire anche le contribuzioni agricole. Non ci possono essere aumenti se non c'è a fianco una politica di programmazione, implementazione e di progettazione. Oggi noi siamo qui per presentare questo piano dell'ordine del giorno e chiedere quindi alle singole amministrazioni che si facciano portavoce della nostra istanza in maniera tale da fare sì che la Regione e il Consorzio di Bonifica attuino un ripensamento perché questi aumenti non sono giusti per i contribuenti.